Earth as viewed from the spacecraft in the eastern. Ecco le prime immagini della Terra che ci giungono, scattate a 100.000 km di altezza dalla telecamera della Infinite. La missione spaziale internazionale Tardigrada 3 ha inizio, quindi, dopo febbrili preparativi, ma non per questo meno scrupolosi. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. Liftoff, we have a liftoff, 32 minutes past the hour. La crisi energetica che ha colpito il nostro pianeta ci ha posti di fronte a una sfida tecnologica senza precedenti. Tutte le nazioni, infatti, hanno contribuito allo sforzo collettivo che esperti e scienziati hanno definito l'ultima speranza. Abbiamo raccolto per voi le testimonianze dei membri dell'equipaggio della nave Infinite, uomini e donne che hanno scelto di imbarcarsi per la missione più lunga della storia dell'aeronautica spaziale. Saranno di ritorno, infatti, tra 14 anni. Ecco per voi i loro volti e le loro parole. Sento il peso della responsabilità, tutti noi sappiamo che non sarà facile, eppure siamo stati scelti per un lavoro necessario. Il mio compito consisterà nel riportare a casa queste donne e questi uomini insieme al bene più prezioso per l'umanità intera, la luce del sole. La Infinite è una nave solida e affidabile. Io e Franz, il copilota, abbiamo effettuato più di 1000 simulazioni in condizioni diverse e con gradi di difficoltà sempre crescenti. Nelle nostre mani la nave è al sicuro. I primi giorni non sono stati facili, ma conoscevo le difficoltà della missione prima ancora di mettere piede nella base. Sono contento di poter affrontare tutto ciò sotto la guida di Anne-Sophie, che si è rivelata essere un pilota scrupoloso e attento. La sfida più interessante per noi è stata sicuramente progettare l'intera missione per fare in modo che la Infinite non consumi troppa luce. Sono soddisfatta del lavoro che ingegneri e scienziati hanno profuso nel progetto e desidero ringraziarli per gli sforzi e le lunghe notti di programmazione. Devo ammettere che non è stato facile venire a patti con il fatto che dalle nostre scelte dipenderà il futuro dell'umanità. Una vita intera sui libri non ti prepara a una missione del genere, ma il capitano e gli altri membri dell'equipaggio avranno bisogno anche di me nei momenti più delicati. E io sono pronto a fare la mia parte. Sono un militare. So obbedire. E in una missione del genere, la disciplina è ancora più importante. Agli uomini e alle donne di questo meraviglioso pianeta, io dico, state tranquilli. Sappiamo cosa stiamo facendo e il capitano deve avere la vostra e la nostra fiducia incondizionata. Sì, è verità. Sì, è vero. Mi considero il confessore di questa nave. Mi occuperò di tenere in contatto i miei colleghi con la Terra. So che l'Agenzia Spaziale Internazionale si è impegnata particolarmente nel sostenere questa parte del progetto. La possibilità di interagire con le persone che ci aspettano è considerata un diritto inalienabile di ogni astronauta. Ci sveglieremo per poche ore a intervalli di anni. Questo è l'aspetto più delicato di tutta la missione. Si tratta di una condizione che nessun astronauta ha mai sperimentato prima. A chi rimarrà sulla Terra, chiedo solo di ricordare questo. Siamo umani, stateci accanto e faremo tutto ciò che è in nostro potere per portare a termine la missione con successo.